Siamo con Robert Banach dopo la bella vittoria di domenica contro Teramo, la terza consecutiva da parte della Fratanardò, una striscia vincente che ci voleva. Eh sì, una striscia vincente molto importante per riconquistare la nostra fiducia e continuare questo percorso. Ecco, c'è stato un passo avanti sul piano della maturità proprio da parte della nostra squadra, perché abbiamo vinto 3 partite consecutive, sì, ma le abbiamo vinte anche con avversari di rango diverso, no? C'è una migliore gestione dei momenti della partita. Certo, c'è una migliore gestione, siamo molto più in fiducia, stiamo ritrovando quella positività che nelle prime gare, diciamo, era un po' scomparsa e niente, stiamo giocando sempre meglio, speriamo di andare avanti così. Ecco, accanto ad una crescita della squadra c'è anche la tua, perché hai sempre avuto un discreto minutaggio, però nelle ultime partite ti abbiamo visto più concreto, più pimpante. Eh sì, faccio quello che posso, do sempre il 100% in campo e sicuramente anche frutto degli individuali che facciamo ogni mattina con coach Michele, con coach Gianluca. E niente, faccio del mio meglio per riuscire a conquistarmi la fiducia del coach, dei compagni e di andare sempre meglio, diciamo. Ecco, ci siamo sbloccati in trasferta 2 settimane fa, adesso arriva un'altra trasferta molto complicata, un derby pugliese contro Bisceglie. Li conosciamo molto bene, sono una squadra che sta andando bene, ma anche noi veniamo da una striscia di vittorie positive, ci stiamo migliorando di partita in partita. Li abbiamo affrontati 2 volte, li conosciamo, hanno giocatori di livello come Tomasello, Kuscev, Cantagalli, Smorto, che sanno giocare, ma anche noi siamo una gran squadra, abbiamo nomi importanti e giocatori che quando conta sanno gestire la partita. Allora, grazie e in bocca al lupo, Robert. Grazie.